Cos'è la mielofibrosi idiopatica? La mielofibrosi idiopatica è una condizione medica grave che influisce negativamente sulla formazione del midollo osseo. Gli individui con questa condizione spesso sperimentano una varietà di sintomi che compromettono il loro sistema immunitario, il sistema respiratorio e la funzione degli organi. Spesso in fase di sviluppo tardivo, il trattamento della mielofibrosi idiopatica dipende dalla presentazione e dalla gravità dei sintomi. Le complicazioni associate a questa condizione possono includere insufficienza epatica e leucemia. La manifestazione della mielofibrosi idiopatica si presenta con lo sviluppo di tessuto cicatriziale al posto del midollo osseo a causa di una mutazione di cellule staminali ematopoietiche acquisite. La produzione di globuli rossi avviene normalmente all'interno del midollo osseo durante un processo noto come emopoiesi. In presenza di questo tipo di mutazione, come avviene all'interno delle cellule staminali ematopoietiche, la produzione di cellule ematiche diventa sbilanciata e il tessuto cicatriziale si sviluppa come reazione all'interruzione della corretta funzione del midollo osseo. Sebbene non sia nota una singola causa per lo sviluppo di questo tipo di mutazione di cellule staminali ematopoietiche, è stato suggerito che l'esposizione a certe tossine ambientali, come il benzene, possa contribuire all'insorgenza dei sintomi. La mielofibrosi viene generalmente rilevata durante la somministrazione di emocromi, come un esame completo del sangue e delle piastrine. Un prelievo di sangue è generalmente utilizzato per valutare la condizione e il numero di livelli di globuli rossi e bianchi, i livelli di emoglobina e il numero di piastrine nel sangue. In presenza di distensione addominale, è possibile eseguire ulteriori test di imaging per valutare la condizione e la funzionalità del fegato. Una diagnosi di mielofibrosi idiopatica è generalmente confermata con la somministrazione di una biopsia del midollo osseo. Come condizione acquisita, la mielofibrosi idiopatica richiede generalmente anni prima che si manifestino i sintomi. Presentandosi negli ultimi anni dell'età adulta, generalmente in quelli di 50 anni e oltre, la mielofibrosi idiopatica può indurre una varietà di segni e sintomi che appaiono e progrediscono gradualmente. Spesso, le persone possono notare che iniziano a livido più facilmente e possono sentirsi affaticati con poco o nessun sforzo. Non è raro che le persone con questa condizione sperimentino una mancanza di respiro che si verifica senza un evidente innesco, disagio alle ossa e sudorazione notturna. Gli individui che ricevono una diagnosi di mielofibrosi idiopatica possono sviluppare una serie di complicanze a seconda della gravità e della progressione della loro condizione. A causa dell'effetto della mielofibrosi idiopatica sul sistema immunitario e sulla produzione di rifiuti, Alcuni possono sviluppare una maggiore suscettibilità alle infezioni o condizioni secondarie, come la gotta o i tumori. Ulteriori complicazioni possono includere leucemia acuta, infiammazione articolare, rottura della vena e ipertensione portale che può compromettere la corretta funzionalità epatica. Gli individui asintomatici, vale a dire quelli che non presentano alcun sintomo, spesso non ricevono alcun trattamento fino a quando la malattia progredisce e i sintomi iniziano a manifestarsi. La maggior parte degli individui sintomatici riceve un trattamento in base al tipo e alla gravità dei sintomi. Coloro che sviluppano anemia possono ricevere periodicamente trasfusioni di sangue o terapia farmacologica per aumentare il loro numero di sangue e piastrine. In presenza di alcune complicazioni, come l'ingrossamento della milza, possono essere somministrate terapie farmacologiche o eseguire un intervento chirurgico per rimuovere l'organo infiammato per prevenire ulteriori complicazioni.